Buonasera. Italia, che internotte è una cosa incredibile, guarda. Mamma mia. Meritano un commento. Hanno vinto chi non ha votato. Ha vinto chi non ha votato. Non l'hanno capito ancora. Dice il cambiamento è col voto o senza il voto. Ha vinto il 60% che non si è presentato al voto. Perché praticamente continuano gli italiani ad essere offesi dall'arroganza della politica, dalla vergogna che sta avvenendo in tutta Italia, dei risultati, dell'attacco alla magistratura, alle forze dell'ordine, a tutto quello che è speranza. Ho pubblicato un post, abbiamo lo spread a 226, 700 miliardi di euro il debito nei confronti della Germania, il 30% del debito pubblico. E questi buffoni, buffoni di politici italiani cosa fanno? Nulla, tutto stanno brindando, ma che cosa brindate? E poi lo spread a 226, l'inflazione al 6,9, i giovani disoccupati, non c'è un futuro, non c'è una programmazione e qui state festeggiando. Vergognatevi, italiani, vergogna di questa politica, di chi non vede, non sente, non parla. E mi viene da ridere, solo da ridere. Perché continuate ad essere complici di questo disastro, Italia? Ah, ma tu, Lino, sei sempre disastroso, ma sempre negativo. Sì, avete ragione perché accettate, volete il compromesso. Chi si alza la mattina, come tanta gente come me, dalle 7 a mezzanotte a lavorare, a sbattere, a raccontare, a raccogliere le speranze dei nostri figli, dei nostri nipoti. Quali sono le speranze di fronte a questa politica becera e di quelle trasmissioni dei talk nazionali? Sempre le venti in verde di quelle facce di politici che vanno lì a raccontare che cosa? Con la complicità dei direttori dei giornali che sono pagati. Che sono pagati, Sallusti è pagato a gettone, i direttori che vanno e si mettono lì a dimostrazione di che cosa? Che c'è una stampa pagata per partecipare e dire quello che conviene o quello che non conviene. E mi viene da ridere di tanti pagliacci che ci sono, di fronte ai tanti buffoni di corte e quelli che non fanno, fanno finta di niente.
e chi continua ad accettare quel 40% dei voti perché qualcosa devono ottenere in cambio, qualcosa devono ottenere. Non hanno capito che le persone per bene e oneste si sono stancati di questi personaggi squallidi. Ma arriverà il cambiamento, arriverà il cambiamento, bisogna solo pazientare, ma arriverà. Io sono ancora fiducia, ancora credo in qualcosa, credo in una Italia migliore, credo ancora in qualcosa, il mio cuore lo sente, perché non è possibile, se tu hai dei bambini piccoli, dei nipoti, non credere che ci sia un cambiamento, che ci sia qualcosa che cambia questa Italia. Non parlo della Calabria, perché la Calabria è non pervenuta.